Cari compagni, buongiorno. Questo breve video intende essere un saluto e una testimonianza, ancorché virtuale, della mia presenza con il progetto che Potere al Popolo rappresenta oltre e al di là delle elezioni. Per seconda cosa vorrei ringraziare Potere al Popolo perché io non avrei votato se non fosse emersa questa possibilità. Le elezioni mi sembrano oramai una kermesse consunta e secondo me sono sempre più diciamo, un'occasione stinta di esprimere l'idea di democrazia. Una democrazia autentica non può che sorgere dal basso. Non può che costruire società, comunità. Una autentica democrazia non può esistere senza uguaglianza e senza giustizia sociale, se no è una caricatura di democrazia, è piuttosto una democratura o un'oligarchia camuffata. Quindi il vero progetto, a mio parere, deve cominciare adesso. L'impegno evidentemente sarà lungo. Richiederà davvero un'aggregazione di forze e una disponibilità a guardare in avanti e ad aprire una prospettiva rivoluzionaria. Naturalmente, quando oggi parliamo di rivoluzione, non possiamo intendere né la rivoluzione bolscevica né quella castrista. Noi parliamo proprio del fatto che questo sistema non è emendabile, non è possibile fare modifiche. Per esprimerla con un detto veneto, se si cerca di rattoppare qualcosa finisce per essere peso il tacon del buso. Considerando questa prospettiva sono necessarie molte cose. Intanto guardare a i possibili spazi politici, sociopolitici, in vista di aggregare quelle forze che possono esprimere un movimento che cresce, che possa guardare a un'idea forte per aggregare sempre un numero maggiore di cittadini che capiscono il trucco, che capiscono che è necessario lavorare alla radice, alla base dei problemi. Il moderatismo è solo un'ideologia e si è rivelata sempre di più un'ideologia nefasta che mira a perpetuare le disuguaglianze e ad allargare il potere dei potentati che già decidono delle nostre vite, come le multinazionali o come i grandi potentati finanziari, di cui certi politici non sono altro che un'espressione cortigiana. Dunque, per svolgere questo compito davvero molto, molto impegnativo, è necessario tornare a studiare e anche porsi il problema di un linguaggio che sappia comunicare ciò che dovrebbe essere evidente a tutti, in modo forte e immediato, perché questo è ancora qualcosa che una forza autenticamente di sinistra, una forza che fondi, le sue proposte su quello che deve essere il senso per cui noi parliamo di sinistra, cioè l'eredità del movimento operaio, l'eredità della lotta di classe, ma con la capacità di incidere sul presente e il futuro e di farsi capire immediatamente e di farsi capire da tutti. Cosa questa che è un deficit allo stato delle cose. E questo deficit va superato, altrimenti si rischia la marginalità permanente. Questo perlomeno è la mia opinione per quello che vale. Io sono
un militante, un attivista, questo voglio essere, non ho ambizioni politiche perché non ho gli strumenti per metterle in campo, ma la mia militanza continuerà a sostegno di tutto ciò che è il lavoro, i diritti, l'uguaglianza, i diritti sociali, soprattutto perché i diritti, quelli civili, verranno elargiti molto facilmente, ma in cambio della soppressione totale dei diritti sociali. E quindi è su questo tema che noi dobbiamo lavorare, ma anche lavorare di nuovo su un sogno, una visione di società altra, totalmente altra, rispetto a questa melassa consumista che mira ad asservire l'uomo, a renderlo produttore servo e consumatore inebetito. Bisogna spezzare questa catena. La cosa non è facile, e sapere comunicare questo valore fondamentale, cioè restituire all'uomo la sua centralità, alla natura la sua centralità, uscire dai processi di alienazione che sono micidiali grazie anche a questi nuovi media e al loro uso scellerato che spesso viene fatto. I media non sono, come dovrebbero essere, uno strumento di libertà, di partecipazione, ma rischiano di diventare un boomerang. Allora anche in questi, come posso dire, in questa nuova situazione, nei rapporti fra strutture e sovrastrutture che sono determinati, noi dobbiamo sapere esprimere una leadership. Non possiamo arrancare con la lingua penzoloni dietro un mondo che cammina. Il senso per cui nacque il movimento dei lavoratori, il movimento operaio e poi i movimenti comunisti e socialisti che seguirono, fu quello di mettersi alla testa delle trasformazioni per guidarle, non per subirle. Il lavoro è davvero di grande impegno, è necessaria una classe dirigente che sia in diretto e stretto contatto con l'intera società e che abbia anche davanti a sé una prospettiva medio-lunga. Io ho 72 anni, rimango a disposizione, mi mobiliterò sempre finché avrò fiato in corpo, ma sono contento, come se posso esprimerlo in questo modo, di essere in seconda o in terza linea. Non ho bisogno né di visibilità né ho bisogno di queste cose, ce ne ho già abbastanza con il mio lavoro, anzi perfino una visibilità ingombrante, ma quando sarò chiamato all'appello io ci sarò sempre. Però c'è bisogno di una nuova, molto preparata e molto determinata classe dirigente alla quale tutti noi si possa fare riferimento e alla quale tutti noi possiamo metterci a disposizione. Grazie compagni per avermi ascoltato, spero di essere stato di qualche utilità. Grazie.